Esiste un segreto sui soldi che solo il 95% delle persone conosce. Per tutta la tua vita lavori e scambi il tuo tempo per denaro. Ma ti sei mai chiesto dove vanno a finire i tuoi soldi? Appena scoprirai la verità ne rimarrai scioccato. Partiamo dal presupposto che le banche possono stampare quanti soldi vogliono. E un'altra cosa molto importante da sapere è che solamente il 3% di tutti i soldi esistenti al mondo sono sotto forma di banconote. Cioè il 3% di 250 mila miliardi di euro. Il restante 97% sono debiti. Ora ti spiego. Immagina che tu voglia affittare un'abitazione. La banca ti fa mutuo di 500.000 euro. Quei 500.000 euro non esistevano. La banca li ha creati tramite delle firme, di alcuni documenti e qualche stretta di mano. Quindi quando fai un mutuo i tuoi soldi vengono dati dal nulla. Quando al governo servono dei soldi li vanno a prendere in prestito dalla banca centrale, proprio come fai tu. La banca centrale scambia questi soldi fatti d'aria con delle obbligazioni governative. Questo metodo va a svalutare la moneta e far aumentare l'inflazione. Perché ti sto dicendo questo? Perché le banche continuano a stampare soldi e far svalutare i tuoi risparmi. Immagino che ti starai chiedendo cosa devi fare. Devi sapere che le banche, oltre a stampare soldi, investono il proprio denaro in asset per far crescere il loro capitale. E indovina un po', lo puoi fare anche tu. Seguimi se vuoi fare trilioni di euro.